Benvenuti a Sportello Salute, una trasmissione di informazione sanitaria, il tutto curato dall'azienda ASL Toscana Sud-Est. Oggi la nostra trasmissione riguarderà il percorso materno-infantile. Ne parleremo in studio con i nostri ospiti, ma come al solito la nostra Maddalena Pieroni, la nostra inviata speciale, già alle scale dell'ospedale San Donato di Arezzo, ti vedo. Prego Maddalena. Buonasera Susanna, a te e a tutti i tuoi ospiti. Come hai anticipato, parleremo del percorso materno-infantile. Qui all'ospedale San Donato accanto a me ci sono ostetriche, ginecologi e poi centro della procreazione medicalmente assistita, ma anche il servizio delle dipendenze. Quindi ne parleremo insieme. A tra poco, a te la linea. Grazie, e io vado subito a presentare gli ospiti che sono in studio, partendo dalla dottoressa Patrizia Petruccioli, direttore dell'unità operativa ostetricia professionale, nonché referente dell'area materno-infantile. Non potevano Buonasera. Mancare un pediatra, il dottor Marco Mariani. Do il benvenuto anche alla dottoressa Letizia Magi, responsabile dell'unità operativa neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. E non per ultima, giustamente, una mamma, perché è importante anche sapere le esperienze che sono state vissute in questo percorso, Alessandra Cavani. Buonasera. Partiamo subito, dottoressa Petruccioli. Allora, percorso materno-infantile, di cosa stiamo parlando? Il percorso materno-infantile è un percorso che abbraccia un lungo periodo della vita della famiglia e è il momento in cui una coppia desidera un figlio e da quel momento parte tutta una serie di avvenimenti e di offerte che il servizio sanitario offre a tutta la nostra popolazione. Le strutture di riferimento per questa cosa sono il consultorio, che è la nostra, diciamo, casa nel territorio. Noi in ogni zona della nostra provincia abbiamo un consultorio aperto a tutte le donne, a tutte le famiglie che vogliono avere anche alle giovani che non sono, anche alle giovani ragazze. Assolutamente. Anche quello è importante. Insomma. A tutte le donne, a tutte le giovani, a tutte le donne anche di una certa età, perché sono tanti i servizi che noi diamo nella realtà consultoriale. Uno dei più importanti è il percorso nascita, che nel consultorio inizia con la consegna del libretto della gravidanza alla donna che ha saputo di aspettare un bambino. E quindi la donna, la coppia in questo caso, ha la possibilità di avere molti servizi, dall'assistenza alla gravidanza, che può essere fatta se la gravidanza è fisiologica, noi la definiamo a basso rischio ostetrico, però ecco. Se è fisiologica, quindi se è una gravidanza che va bene, è una, diciamo, un percorso normale della nostra quindi vita. Fisiologica vuol dire che va tutto bene, se qualcuno ve lo dice. Assolutamente. E noi attraverso degli strumenti di valutazione molto seri, anche uniformi in tutto il nostro settore, riusciamo a dare una risposta a queste donne. L'ostetrica sta accanto alla donna e segue questa gravidanza se non si presentano delle patologie o dei problemi che devono essere affrontati invece con un livello di assistenza superiore. Se invece la gravidanza ha dei problemi, sarà il ginecologo ad affrontare questa patologia, a scegliere le strade più giuste e i consigli migliori per quella gravidanza, che non ha più un decorso normale, certo. Però deve avere un'attenzione un pochino più. Diciamo che abbraccia tutti i 9 mesi della donna e l'accompagna poi al momento della nascita. Allora, vado subito da Maddalena Pieroni, perché vedo chi è con un ospite. Ti passo la linea, Maddalena. Sì Susanna, allora mentre la dottoressa Petruccioli parlava mi è venuto in mente di chiamare subito il dottor Francesco Catania, che è il primario della ginecologia all'ospedale della Gruccia in Val d'Arno, perché voi avete toccato 2 punti, il parto fisiologico, cioè quando va tutto bene, però anche l'aspetto degli ambulatori e ci sono infatti ambulatori di medio rischio e non. Che cosa vuol dire? Rilacciandomi a quello che diceva proprio la dottoressa Petruccioli poc'anzi, l'ambulatorio della gravidanza a rischio è un tassello importantissimo per quanto concerne la gestione delle gravidanze. Oggi abbiamo la possibilità, sia tecnologiche che anche con le conoscenze scientifiche, di individuare sin dalle prime settimane, di sicuro entro le prime 12 settimane, quelle pazienti che sono destinate a sviluppare complicazioni per il resto della gravidanza. Ricordiamoci che le donne che saranno candidate a un problema sono per lo più il 10% delle gravidanze, quindi il grosso della normalità
è nostro obiettivo tenerla fuori da un percorso eccessivamente medicalizzato. L'ambulatorio della gravidanza a rischio e viceversa si prende carico sin dall'inizio di queste donne potenzialmente che svilupperanno problematiche nella gravidanza e così precocemente se ne prende carico e mette in atto tutta una serie di azioni che proprio per la precocità con cui vengono introdotte saranno anche più efficaci. Quindi l'ambulatorio della gravidanza a rischio come un punto di riferimento per quelle pazienti che o hanno già dei problemi o sono diciamo, esposte a un maggior rischio di svilupparlo. Perfetto, grazie dottor Catania, ti restituisco la linea a Susanna. Grazie Maddalena, quindi come diceva appunto il dottor Catania, assistita a 360 gradi, no dottoressa Petruccioli? Perfetto. Ha ancora più messo l'accento su alcune cose. Perfetto. Allora, andiamo adesso un attimo dal pediatra, dal dottor Marco Mariani. Allora, il pediatra in questo percorso materno-infantile come si inserisce? Sì, la prima partecipazione è quella ai corsi di preparazione alla nascita, alla preparazione al parto, e ci sono di solito 2 ore in cui il pediatra di famiglia, che ricordiamo è quella figura che il pediatra che agisce sul territorio, quindi sta al di fuori dell'ospedale, e quindi fa la conoscenza naturalmente delle mamme che sono stanno per partorire. E in questi corsi, che sono dei corsi estremamente importanti, di solito si parla dell'allattamento, si sottolineano quelle che sono si rafforza quello che è il messaggio che già è stato dato dalle ostetriche durante le lezioni precedenti, chiaramente, esattamente, perché esiste un'integrazione molto forte anche come messaggio educativo, no? E quindi parliamo dell'allattamento, parliamo delle vaccinazioni, argomento molto caldo. E ne abbiamo parlato anche qui a Sportello Salute, la prima trasmissione. Esatto, e poi soprattutto parliamo di quello che è il ruolo, la figura, quello che serve il pediatra di famiglia, che non è soltanto quella figura professionale che si occupa delle malattie dei bambini, ma è una figura che ha come ruolo quasi preponderante invece gli aspetti educativi. Quindi che prende vanno in carico parte la famiglia. Anche degli educativi della famiglia. Educativi, no? In senso lato, nel senso più vasto del termine, nel senso che con i genitori parliamo naturalmente di tutti quelli che sono gli aspetti dell'alimentazione, quindi corretti stili di vita, come allevare un bambino. Ci arriviamo dopo, dottore, perfetto. Così lì ci mettiamo l'accento. Perfetto. Maddalena, prego, perché noi facciamo un ospite in studio, un ospite all'ospedale San Donato di Arezzo, dove siamo collegati con Maddalena. Sì, una partita a tennis. Allora, sì. Abbiamo accanto a me c'è Lucia Guerrera, che è la ostetrica responsabile del blocco parto. Quindi, giustamente mi diceva lei, facciamo attenzione perché prima abbiamo parlato degli ambulatori a alto rischio. Qui siamo nell'area del blocco parto, quindi il percorso per l'alto rischio, basso rischio è tutta un'altra vicenda, siamo in un altro settore, siamo nel blocco parto. Che cosa succede allora? A questo proposito mi faccio un po' alla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha un ruolo importante in questo senso, perché in poche parole definisce di raggiungere l'obiettivo di avere una madre, un neonato in buono stato di salute, con minor intervento possibile, compatibile con la sicurezza. È ovvio, in questo approccio assistenziale, ogni tipo di intervento deve essere giustificato per quanto riguarda l'evoluzione del normale travaglio parto a basso rischio. Oggi si parla di travaglio parto basso rischio, che è equiparabile al travaglio parto fisiologico. La responsabile, diciamo, di questo percorso come professionista è l'ostetrica. L'ostetrica ha il ruolo di sorveglianza, di accompagnamento della donna, di monitoraggio anche di tutti quegli elementi che sono importanti da tenere sotto controllo durante appunto il travaglio e il parto. È ovvio che qualsiasi elemento che può subentrare, che possono essere fattori di rischio, patologie o anche dubbi, l'ostetrica interpella o attiva direttamente il ginecologo che è presente in area.
Io mi rivolgo alle donne. Le donne devono essere protagoniste del proprio travaglio parto, devono sentirsi libere, devono trovare nell'ostetrica il punto di riferimento, tanto che diciamo, la carta vincente del percorso fisiologico, una delle carte vincenti, è il rapporto one to one, cioè un'ostetrica insieme appunto alla donna affidata. Per cui le donne possono richiedere come vivere al meglio questo percorso, le posizioni antalgiche, cioè quelle che riducono appunto il dolore, come poter facilitare anche la dilatazione. Nel nostro punto nascita abbiamo anche una vasca nativa per il parto in acqua. Ovviamente ci sono dei criteri da rispettare. Però la donna può benissimo, insomma, se questi criteri sono insomma, rispettati, può decidere di travagliare e di partorire all'interno della vasca. L'acqua è un elemento che sappiamo tutti che facilita il rilassamento, riduce molto anche i tempi del travaglio e nonché appunto il parto. Brevemente, al momento del parto sono appunto presenti sia il personale appunto della TIN. Dottoressa Guerra, me lo dica dopo. Dopo, così sì. Sentiamo meglio, perché tanto avrà un altro intervento. Io avevo fatto il cenno. Me lo dice okay. Dopo. Grazie però, dottoressa Guerra. Allora, l'ha chiamata direttamente la dottoressa appunto Magi, no? Che è responsabile dell'unità operativa di neonatologia. Quindi, gestione del neonato fisiologico, ossia del neonato che sta bene, Sì. Il bambino che sta bene, che nasce, deve, come diceva Lucia e che condivido in pieno, deve subire i meno possibili atteggiamenti medici. Tutto deve essere rivolto alla fisiologia. In particolare, dopo la nascita, il bambino sta insieme alla mamma sempre nei 2 o 3 giorni di ricovero a fianco del letto della mamma. Quindi la mamma sta in camera col suo bambino. Col suo bambino accanto. Questo è un vantaggio che oramai è presente in tutti i punti nascita, certo. Assolutamente. Cioè ma la nursery di una volta non esiste più. La nursery solo per le condizioni patologiche, ma che magari affrontiamo dopo. Affrontiamo dopo, certo. Però in questo momento puntiamo tutto. Tutto sulla la conoscenza tra la mamma, il suo bambino, la famiglia, anche il papà, la nuova famiglia che si viene a formare e poi puntiamo tutto sull'allattamento. Nella promozione dell'allattamento al seno è veramente molto importante l'avere vicino il bambino perché si imparano a conoscere i primi segnali di fame, si impara insieme ad attaccare il bambino al seno, ci sono l'aiuto delle ostetriche e delle infermiere del nido e questo è tutto nell'ottica della promozione della salute, perché la promozione dell'allattamento porta poi un vantaggio nella salute, anche perché una poi prevenzione per il futuro. Torna a casa sa già come comportarsi, insomma, esatto. Non è visto che le famiglie sono sempre più ridotte, a volte c'erano le nonne, a volte non sono presenti, quindi molto voi... viene spontaneo perché ecco. L'istinto della mamma è sempre il primo che va seguito, ma a volte qualche consiglio di esperti ci può essere d'aiuto. Puntiamo molto sul nucleo familiare, la famiglia è al centro delle cure, sia per il bambino sano che per il bambino ammalato e poi ne riparleremo. Maddalena, prego, vedo la tua ospite già pronta. Sì, ho con me Daniela Ceccarelli che è la responsabile del consultorio del Casentino, quindi ci spostiamo, andiamo in Casentino e le chiediamo che cos'è il puerperio domiciliare, è una bella iniziativa per le mamme a casa. Esatto, il puerperio domiciliare è un servizio che viene svolto in Casentino a supporto di quello che diceva la dottoressa Magi, cioè dell'allattamento al seno. Noi interveniamo nei primi 4 giorni dalla dimissione della donna dal reparto di ostetricia e ginecologia di Arezzo e entriamo a domicilio. Questo ci permette di fare degli interventi mirati sulla donna, di valutare anche le fragilità sociali che oggi un po' per la situazione economica del nostro paese ci possono essere, quindi eventualmente anche di fare delle segnalazioni oppure di attivare il terzo settore, cioè il volontariato, per dare supporto anche a queste donne. Il puerperio domiciliare si compone di 2 visite, una che viene fatta come ho detto nei primi 4 giorni, un'altra visita viene fatta nella settimana successiva. Nella prima visita viene valutato le condizioni della mamma, si parla di alimentazione, di igiene
l'igiene del bambino. Nella visita successiva si ritorna un pochino su come è andata la settimana precedente, si fa una valutazione sempre dell'allattamento e si sostiene questo perché è importantissimo, e anche del benessere psicologico della mamma. Si insegna oltre a questo la mamma anche a gestire nella quotidianità il bambino. Questo è quello che viene fatto grazie anche al supporto comunque che ci è stato dato con la donazione di una panda che ci è stata donata da dei privati, che ci permette di raggiungere tutte le zone più disagiate del nostro territorio. Perfetto, grazie dottoressa Ceccarelli, ti restituisco la linea a Susanna. Grazie Maddalena, bella questa cosa, insomma, è stata donata anche la panda cicogna. Che colore è, rosa dottoressa? No, perché mi verrebbe da pensare. È un bianco con questa cicogna che gira. E allora, non per ultima, ma insomma abbiamo capito un po' di cosa si tratta, quindi la mamma che è Alessandra Cavani, che praticamente hai fatto questo percorso a Castiglion Fiorentino, no? Quindi sì. Si parla anche delle vallate, delle varie cose. Quindi come, io penso, perché tu non sei lei, diamoci del lei, l'ho vista così giovane, del tu dico, come ci sei arrivata? Avevi già esperienze di... Io sono arrivata che ero già al terzo, quarto mese quasi di gravidanza, quindi avevo iniziato precedentemente a essere seguita a Modena, di dove sono originaria. E poi mi sono invece rivolta al consultorio di Castiglioni, ho seguito il percorso di accompagnamento alla nascita in piscina. E qual è stata la cosa che è stata più utile, perlomeno in nei 9 mesi che uno affronta anche con, cioè, non è uno stato, dice è una bella cosa, però insomma, ci sono tanti dubbi, tante ansie, ecco. Che poter condividere penso che sia proprio... Il percorso nascita in sé insieme ad altre mamme penso che sia il momento migliore per poterle condividere con un'ostetrica che con la sua professionalità può appunto risolvere dubbi. Sì, quindi ci sono tante, stati... vi incontravate anche con le mamme, altre mamme? Sì, sì, è un gruppo, ora non so, nel nostro caso eravamo 8 mamme, poi penso possa variare il numero. E con vari incontri col pediatra, c'è stato un incontro per esempio sulla partoanalgesia, che è sempre anche quello un argomento sì, molto importante. Che sarebbe, scusate, io non ho figli. La partoanalgesia è un percorso che noi offriamo a tutte le donne della provincia per poter fruire di una analgesia durante il parto. Mm-hmm. Allora, l'analgesia. Ci sono vari tipi, l'analgesia naturale è quella a cui faceva riferimento prima Guerrera, che può essere data dall'acqua per esempio, certo. Dalla postura, quindi la posizione, mentre ci sono delle tecniche farmacologiche che hanno necessità di essere conosciute bene dalla donna, perché vanno a influire su un evento che è comunque fisiologico, è normale, per cui noi si va a medicalizzare una cosa che di per sé... Il cosiddetto parto un po' non indolore, indolore. Sì, indolore, è indolore, proprio la partoanalgesia, si fa una analgesia che è o con l'epidurale o altrimenti con una mascherina. Ecco, si può accedere anche a questo, insomma. Assolutamente, fanno parte delle offerte al momento del parto, per le quali le donne però devono avere delle informazioni, perché certo. Devono dare un consenso che sia informato. Alessandra, è nato Ettore poi, che lo sentiamo piangere di là, perché giustamente da brava mamma te lo sei portato dietro, no? Sì. Allora, il nostro tempo è scaduto, andiamo un attimo in pausa e torniamo subito dopo con Sportello Salute.